Buongiorno, sono Sonia Spano, consulente immobiliare e top producer Remax Stella Polare. Come vedete siamo in via Fanelli, tra il campus universitario e la chiesa di San Marcello. Oggi vi porto a visionare un appartamento in via Pastore, ampio e luminoso, dotato di ascensore box auto, che io amo definire la meraviglia tutta da inventare. Scopriamolo insieme. Entriamo, visitiamo insieme questo appartamento e scopriamone le enormi potenzialità. La zona giorno si sviluppa tutta in questa parte anteriore. Quindi da un lato abbiamo la cucina, molto vivibile, che è anche corredata di un vano bagno lavanderia. Dall'altro lato c'è l'accesso ad un balcone dove possiamo anche sostare per momenti di relax, perché ha un affaccio interno e tranquillo. Proseguiamo il nostro tour e andiamo a scoprire qual è la zona destinata al soggiorno. Esattamente di fronte alla cucina, questo ambiente praticamente ha ben due punti luce, una porta finestra e un'altra porta che conduce su un altro balcone, spazio esterno anche questo molto vivibile. Provate ad immaginare già tutti questi ambienti, come possiamo rimodularli. In realtà io con la mia interior designer Giulia vi abbiamo già preparato due proposte di ristrutturazione, ma lasciamo a voi la libertà di sceglierne tante altre. Tutto sommato, questa casa è come un abito su misura che potrete personalizzare e cucire esattamente secondo quelli che sono i vostri desideri. Proseguiamo il nostro viaggio e vediamo come è distribuita la zona notte. Partiamo da questo ambiente, è un po' una stanza jolly, voi potete trasformarla secondo quelle che sono le vostre esigenze. A seguire abbiamo qui un bagno padronale molto grande, che può essere anche ridisegnato e ampliato per farlo diventare addirittura due comodi bagni. Mentre in questa zona si sviluppano le altre tre camere. Scopriamole insieme. La prima è una camera che è stata adibita ad uso studio, anche questa trasformabile in altro, ovviamente. Mi piace sottolineare che le camere di queste case sono molto più grandi se le paragoniamo alle costruzioni che vengono fatte negli ultimi anni. Questo è un dato molto interessante. Abbiamo qui la seconda camera, che ha una forma molto particolare e che secondo me è anche intrigante. La terza camera da letto, quella più ampia di tutte, la troviamo da questo lato. Quanta luce c'è in questi ambienti. Io già immagino come può avvenire la trasformazione. In fondo al corridoio poi c'è anche un comodo ripostiglio, dettaglio non trascurabile, ma ho in serbo per voi la chicca finale. Questo appartamento è corredato anche di un comodo box auto che si raggiunge direttamente dall'ascensore. Vi avevo detto che questa casa era intrigante, vero? Ho mantenuto la promessa. Io intanto mi sto godendo qualche minuto di relax su questo balcone, che anche di giorno devo dire è estremamente silenzioso e riservato.
Voi pensateci, ma non troppo, perché chi sa cogliere le occasioni arriverà presto. Questa casa sarà venduta in men che non si dica. Vi aspetto.